San Giovanni è il santo più celebrato in Liguria, ma mai come oggi le famiglie di Vado Ligure e dei comuni limitrofi in questo giorno di festa non riescono a mettere da parte le preoccupazioni economiche dovute alla situazione occupazionale del suo territorio. È un momento difficile questo per Vado perché sia Tirreno Power, gli operai di Tirreno Power che quelli della TRI, che sono il loro indotto, sono tutti in agitazione. Vado Ligure, San Giovanni, festa patronale, dovrebbe essere una giornata di festa, ma allo stesso modo è una giornata per poter mettere in risalto tutto questo disagio che esiste in Vado. Eravamo 720 aziende in Vado, ce n'è rimasto soltanto una manciata di Qual aziende. è la situazione di oggi? La situazione odierna per Tirreno Power è che funziona soltanto un gruppo, il gruppo a ciclo combinato a metano, mentre quelli a carbone sono fermi. E si presume che la domanda che ha fatto Tirreno Power per riavere l'AIA sia concessa e se viene concessa che possa ripartire i gruppi e in futuro essere normalizzati, vuol dire che rispettino l'ambiente. In questo gazebo ci sono tutti i dipendenti della centrale Tirreno Power di Vado Ligure, i dipendenti del Refer Terminal, quindi della filiale del carbone, e oltre 90 tra le ditte che normalmente operano presso la centrale di Vado Ligure, oltre ad altri lavoratori che sono coloro che sono attualmente in mobilità dell'OCV e lavoratori della Bombardier. Noi dell'OCV in mobilità dal 1 di giugno di quest'anno siamo qui a manifestare la situazione drammatica di questa provincia che purtroppo crea disoccupazione per circa i 30.000 persone e vorremmo solo cercare di avere più concretezza e avere un po' più aiuto dalle istituzioni. Più che manifestare, noi siamo per lanciare un appello accorato con il nostro slogan basilare che deve essere senza lavoro non c'è futuro, non c'è futuro per i padri e non c'è futuro per i figli. Questo deve essere l'importanza che deve avere quello che è la politica e uno sviluppo industriale per riuscire veramente a dare la possibilità di avere dell'occupazione in un territorio falcidiato dalla disoccupazione come quello di Vado Ligure. E per quanto riguarda Tirreno Power? Certamente che lì c'è da fare uno screening e nello screening ci sono tutti i passaggi perché la Regione e il Ministero ci possa dare una mano.